Dall'8 al 17 settembre alla Schiranna si terrà la nuova edizione della Fiera di Varese. Agli stand si affiancheranno eventi, incontri e street food con un percorso di visita rinnovato. La novità è la struttura della fiera. Quest'anno ci sarà un padiglione unico, molto più grande rispetto agli anni precedenti, quindi con un percorso, diciamo, un po' più pratico, quindi anche questa sarà una cosa interessante. Ci sono eventi, quest'anno abbiamo degli incontri con i comici che arrivano direttamente da Zelig, abbiamo le fontane luminose il primo weekend per la grande apertura della manifestazione. Manifestazioni tutte le sere con tre spettacoli. Il fil rouge dell'edizione numero 45 sarà l'acqua in collaborazione con Alfa. Alfa partecipa convintamente a questa manifestazione perché è un momento importante per parlare di tutto ciò che riguarda l'acqua. È una fiera partecipata da molti cittadini che arrivano da tutte le parti della provincia, quindi sarà un momento importante per poter sensibilizzare e confrontarci tutti su questo bene così importante che è appunto l'acqua. Protagonista anche il mondo economico del territorio varese. È una fiera allargata, nel senso che è una fiera che vuole davvero essere una fiera della città. Rimane sullo sfondo, ovviamente rimangono sullo sfondo le attività produttive che sono il cuore del nostro territorio. Avremo più di 100 espositori, quasi tutti, più del 70% che arrivano dal territorio varesino. E abbiamo anche la presenza di Confesercenti che quest'anno porta i piccoli commercianti del centro storico in Fiera di Varese. Nello stand del Comune di Varese saranno presenti le associazioni che fanno parte della rete Varese Solidale. Quando andrete alla fiera, penso che molti di noi ci saranno, potete trovare lì le associazioni che si presentano, che si fanno conoscere, che dicono chi siamo, cosa facciamo. Se volete aiutarci, se volete essere dei nostri, noi siamo qui, siamo a disposizione di una città.